Covid, verso vaccino obbligatorio dai 50 anni in su, esteso Super Green Pass, sostegno ai settori più colpiti, nuove norme per la DAD. Maggioranza divisa su obbligo, il PD e via maestra, la Lega non responsabili ma non acquiescenti a misure infondate, Forza Italia bene mediazione. Altro record di casi da inizio pandemia, il tasso di positività al 17,3%, aumentano ricoveri nelle terapie intensive. Francia e bufera sulle parole di Macron, romperò le scatole ai Novax, a Città del Capo si lavora al primo siero africano. Kazakhstan è rivolta contro il rincaro dei prezzi del gas, scontri e incendi, centinaia di arresti, stato di emergenza in tutto il paese. Maltempo e gelo sull'Italia, in arrivo la tempesta dell'Epifania, da questa notte calo delle temperature, pioggia al centro-nord. Il numero uno del tennis, Djokovic, a Melbourne per gli Australian Open, ma resta bloccato in aeroporto, in furia la polemica sulla sua esenzione dalla vaccinazione. Adriano Panatta al TG1 deve rispettare le regole che valgono per tutti. Consiglio dei Ministri le nuove misure per far fronte al Covid, obbligo di vaccino agli over 50, l'uso del Green Pass, le decisioni sul rientro a scuola. Quasi 190.000 contagi, 231 le vittime, aumentano i ricoveri, anche quelli dei bambini. Sì, dell'AIFA la dose booster per la fascia 12-15 anni. Biden, al minimo dei consensi dall'inizio del suo mandato, bocciato dal 56% degli americani. Il presidente è pronto a denunciare Trump per l'assalto a Capitol Hill. Al TG2 la testimonianza del figlio del professore morto nell'esplosione di Ravanusa, emozionato per il ricordo di Mattarella. Ora aspettiamo giustizia. Una disputa sui visti. Il campione di tennis, Djokovic, bloccato in aeroporto a Melbourne, dove è arrivato per gli Open di Australia. Novax aveva ottenuto un'esenzione per partecipare. In arrivo l'obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni e Super Green Pass per chi lavora, il nodo delle nuove misure tra scuola, test e smart working. Cabina di regia, poi il Consiglio dei Ministri, Draghi in media tra le posizioni dei partiti, il PD misure valide per tutti, la Lega no a vincoli indiscriminati. Nuovo record di contagi, oltre 189.231 vittime, aumentano i ricoveri, raddoppiati quelli dei bambini, viaggio del TG3 nelle terapie intensive. Un anno fa l'assalto a Capitol Hill, i manifestanti pro-Trump invasero la sede del Parlamento contro l'elezione di Biden, ancora in corso l'inchiesta sulle responsabilità. Il Papa chiede che venga semplificato l'iter per le adozioni, senza paternità e maternità la civiltà perde la sua umanità. Al TG3 la storia di Pina e Gianni. Djokovic fermato in aeroporto a Melbourne, interrogato su visto il vaccino e messo in isolamento. Da ieri le polemiche sull'esenzione per partecipare agli Australian Open. Beffa sull'ex Ilva di Taranto, col decreto mille proroghe tagliati 575 milioni di euro che fanno parte del 1.200.000.000 sequestrati alla famiglia Riva, ex proprietaria. Anziché alle bonifiche delle aree inquinate dello stabilimento, i fondi verranno destinati ad Acciaierie d'Italia per la costruzione di impianti ecocompatibili. Protesta di cittadini e associazioni, è uno scippo, agisca la magistratura. L'ONU ha dichiaratamente parlato di violazione dei diritti umani. Sindacati, una misura ingiustificabile, un tradimento dello Stato. Crisi Air Italy, esplode la rabbia dei lavoratori della compagnia aerea che bruciano le proprie divise appese ai cancelli della sede di Olbia. L'anno nuovo è iniziato nel modo peggiore per i 1.322 dipendenti licenziati in tronco con una lettera a 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione. Piloti, assistenti di volo e personale di terra chiedono l'intervento del governo con l'utilizzo per 12 mesi degli ammortizzatori sociali. Ci hanno ignorato, lamentano. La politica sembra non preoccuparsi della sorte di migliaia di famiglie, in gran parte residenti in una zona dove l'occupazione scarseggia da sempre.
Ancora un picco di contagi, oltre 189.000 positivi e 231 decessi in 24 ore. Dopo un lungo braccio di ferro, l'esecutivo è orientato verso nuove misure, accordo sul Super Green Pass. Gli over 50 potranno andare a lavorare solo con il certificato verde, mentre per i disoccupati over 50 scatta l'obbligo vaccinale. Verifiche per accedere in centri commerciali, servizi pubblici alla persona. Nessuno slittamento sul ritorno a scuola. Presidi e regioni sono preoccupati. Le lezioni riprenderanno con una serie di raccomandazioni sull'uso di mascherine e misure nuove in caso di contagio. In corso il Consiglio dei Ministri per varare il decreto. Parla la madre di Giusy Barbato, morta a 37 anni di Covid il 27 dicembre a Napoli. Più volte erano state invitate dall'ASL a immunizzarsi, ma entrambe erano contrarie. Avevamo paura degli effetti collaterali, ora sono pentita, racconta. Le condizioni della figlia sono peggiorate poco prima di Natale. Non ha avuto adeguata assistenza, nessuno è mai venuto, sostiene la donna. Il medico di base aveva assicurato che mi avrebbero contattato tutti i giorni, invece non l'ha fatto. L'abbiamo ricoverata, ma ormai era troppo tardi. E la pandemia torna a far tremare il turismo, crollo delle prenotazioni nelle città d'arte, giunte al minimo storico sotto il 30% delle presenze, in calo anche mare e laghi del nord, mentre reggono le località montane. A pesare l'assenza di stranieri, una situazione che non risparmia neppure i grandi alberghi. Licenziamento per tutti i 164 dipendenti dello Sheraton di Roma, ma nell'intero comparto, secondo Confesercenti, sono 200.000 quelli che potrebbero perdere il posto. Il ministro Garavaglia, saremo accanto agli operatori. Chiederò la proroga della cassa integrazione per il settore. Va all'asta il volantino originale delle Brigate Rosse del sequestro Moro, con il quale fu rivendicata la strage di Via Fani e il rapimento dell'allora presidente della Democrazia Cristiana. Il prezzo base era di 600 euro. Finora sono arrivate decine di offerte, la più alta supera i 7.000 euro. L'asta si chiuderà il 18 gennaio. Piovono le proteste. Pagine che grondano sangue, che devono stare in una casa della memoria, dice Mario Calabresi, giornalista e figlio del commissario Luigi, una delle vittime degli anni di piombo. Anche la politica prende le distanze. Verrà presentata un'interpellanza sulla vendita di uno dei documenti più drammatici della storia italiana del dopoguerra. Buonasera, c'è un Consiglio dei Ministri in corso in cui ancora si sa che si sta discutendo su nuove misure, nuove restrizioni per fronteggiare questa quarta ondata. Vediamo i fatti principali di che cosa appunto si va ipotizzando. Obbligo vaccinale per tutti gli ultra cinquantenni è la più incisiva tra le misure al vaglio del Consiglio dei Ministri. Novità anche per Green Pass e Smart Working, nuovo record di contagi, oltre 189.000 in 24 ore. Calcio, Salernitana, Udinese e Torino non giocheranno, bloccate dalle ASL a causa dei positivi in squadra. Dalla moda alle fiere al turismo, una raffica di cancellazioni. La pressione di Omicron rischia di mandare in tilt gli ospedali italiani. Il professor Dario Manfellotto, gravi problemi di organico. Solo nei pronto soccorso mancano 8.000 infermieri e 4.000 medici. Nelle terapie intensive ogni 4 pazienti, 3 non sono vaccinati. Il corpo di una donna trovato in 2 sacchi neri in un parco di Trieste. Polizia scientifica al lavoro per accertare l'identità. La zona è vicino all'abitazione di Liliana Resinovic, la 60enne scomparsa nel nulla lo scorso 14 dicembre. Il marito è sul luogo del ritrovamento. Va all'asta il primo dei 9 volantini diffusi dalle Brigate Rosse per rivendicare il sequestro Moro. 80 righe di tragica propaganda fatte ritrovare nel centro di Roma 2 giorni dopo la strage di Via Fani. Ma il documento di una delle pagine più nere della storia della Repubblica può davvero trasformarsi in oggetto di macabro collezionismo? Un anno fa l'assalto al Congresso degli Stati Uniti, un evento senza precedenti per cercare di interrompere il processo di ratifica della nomina di Biden a presidente. Il ruolo tutto da chiarire di Trump e dei suoi collaboratori. L'ex presidente cancella una conferenza stampa prevista per domani. Ondata di gelo da domani con un brusco calo delle temperature e nevicate in Lombardia, Veneto e Liguria. Le massime già non superano i 5 gradi. Tra tradizione e solidarietà, tutto pronto per l'arrivo della Befana che nelle piazze mancherà però anche quest'anno. Il Consiglio dei Ministri sta varando, non senza problemi, le nuove misure per fronteggiare il Covid. Sarà annunciato l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno per tutti i residenti, italiani o stranieri, che stanno in Italia
sopra i 50 anni. Dalla profilassi sarebbe esentato solo chi ha problemi comprovati di salute. Ancora si discute se sarà necessario il Super Green Pass anche nei pubblici uffici, per i servizi alla persona e nei negozi, esclusi quelli dei generi essenziali. Ma si sta anche discutendo sulla questione scuola, da affrontare immediatamente in vista della ripresa delle lezioni tra il 7 e lunedì prossimo. L'orientamento resta quello di preservare l'attività in presenza. Si parla di ritorno alla didattica a distanza quando in una classe ci sono 4 positivi. Altro nodo ancora irrisolto, lo smart working nella pubblica amministrazione. Non ci sarà una conferenza stampa di Draghi a fine lavori. Intanto l'epidemia continua a correre, anche oggi il numero dei contagi è il più alto di sempre, siamo sopra quota 189.000, le vittime sono oltre 200 ancora una volta. Preoccupa il fatto che l'indice di positività continui a salire, è arrivato al 17,3% a fronte di 1.100.000 tamponi effettuati. Sale anche la pressione sulle strutture ospedaliere, in aumento terapie intensive e ricoveri ordinari. Nella ex Repubblica Sovietica del Kazakistan è stato dichiarato lo stato d'emergenza. Il presidente Tokayev ha promesso una dura risposta ai disordini esplosi da giorni per il rincaro dei prezzi del gas, di cui pure il paese è ricchissimo. Ci sono stati violenti scontri di piazza in tutte le principali città, con morti e feriti, centinaia di arresti, in una escalation apparentemente incontrollabile. Il numero uno del tennis mondiale Djokovic all'aeroporto di Melbourne, interrogato dagli agenti della polizia di frontiera perché il suo visto è irregolare. Il governo è pronto a rispedirlo indietro se non chiarirà i motivi dell'esenzione vaccinale con cui vuole partecipare agli internazionali. Ciclone Covid sul campionato che riprende domani, i positivi sono già una novantina. Per ora saltate Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia, Atalanta-Torino.